passiamo una vita ad aspettare quel giorno che arriverà quella cosa, che poi non aspettiamo mai gli eventi in sé, ma sempre come ci fanno sentire. Sì, perché quello che davvero ci preme, e non lo sappiamo, sono le nostre emozioni. Siamo cacciatori di emozioni forti e positive. E tutti gli altri giorni il nostro cuore è assopito sotto strati di fogli ed impegni. È accelerato per stare dietro a ritmi che non combaciano con noi. Le aspettative, i giudizi, le richieste, le notifiche, le parole, tutto quanto ci sovrasta. Se solo ci fermassimo un istante al giorno, anche solo per un respiro, torneremmo in contatto col momento presente. Saremmo più capaci di dire dei no, di lasciare andare ciò che non ci interessa davvero, di ricordarci di sorridere più spesso, di improvvisare, di fare quanto più possibile qualche cosa che amiamo. E se la vita ha un soffio, possiamo tornare ad emozionarci ogni giorno. Anche solo il buon sapore del caffè, un tramonto, il solo poter respirare e per chi può anche camminare, il sole sulla pelle. La vita è tutta qui, è ora. Cosa aspettiamo? Il cammino vero di ognuno di noi inizia quando smettiamo di aspettare. Quando ci arrendiamo a ciò che è senza più lottare. Quando impariamo a lasciare andare. Quando ci apriamo al momento presente. E quando torniamo ad ascoltare il cuore.